Vieni, più avanti. Uè. Sì, sì, però attenzione allo scalino, mi raccomando. Il latte è quasi finito. Io spero basti perché lo vedo molto affamato. No, Robby, il dito in bocca no. Hai le mani sporche. Adesso ti procuro il ciuccio. Non ci posso credere. Robby, sei sempre così serio. Io voglio fare qualcosa di divertente. Quindi diventa più bambino, giochiamo insieme a palla. No, Dani, io ormai sono un adulto. Non gioco più alle cose a cui giochi tu e a cui giocano i bambini. Devi crescere anche tu, Dani. Ma quale crescere e crescere? Io voglio giocare e divertirmi come una bambina. Mi spiace, Dani. Devi lavorare, fare i compiti, studiare, poi farti una tua famiglia, insomma. Devi crescere, bisogna essere adulti nella vita, non bambini. No, mi spiace, Robby. Sai che ti dico? Tu non vuoi giocare e io giocherò lo stesso con te. Prendila! No, Dani, io non gioco con te! Robby? Oh, mamma mia. Robby, dai, non è divertente! Sì? Ora vuoi fare il bambino che ti butti a terra? Non è affatto divertente! Anche se... In effetti questa pallina è davvero dura! Robby, sì, ho capito che la pallina era molto dura, però adesso non è più divertente. Potresti smetterla? Robby? Robby? Gaga. Come gaga? Come stai camminando? Ah sì, adesso stai fingendo di essere un animale. Ma perché mi stai seguendo? No. Ferma un secondo. Quell'aspirapolvere, ti ricordo che è molto costosa. Quindi, per favore, alzati, smettila. Eh sì, d'accordo, non vuoi giocare? Non giochiamo più insieme. Robby? Perché stai piangendo? Un momento. Ma perché stai piangendo? Come... un neonato? Ragazzi, è arrivato il momento del libro degli iscritti. Se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, iscrivetevi al canale. E adesso vediamo chi è il fortunato di oggi. Ce ne sono due, Roberta D e Valerio M. Ciao! Mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto con il vostro nome. No. Dove stai andando ora? Ragazzi, credo che quella botta in capa le abbia fatto male. Forse ho capito cosa sta succedendo. Io ho desiderato che Robby diventasse un bambino e con la botta in testa credo che si sia trasformato. Allora, devo provare questa cosa. Magari riuscirò a capire se è davvero così. Robby, lo vuoi il ciuccio? Ciuccio, pappa! Robby, ciuccio, pappa! No! Questi si rompono! Credo che Robby davvero non stia bene. No, questo non si mangia! Ragazzi, credo che non ci siano più dubbi. Robby crede di essere un neonato. E io? Ora cosa faccio? No!
andrò a comprarti qualcosa. Qualcosa per farti mangiare, per farti giocare. Io non ho nulla qui. Tu però aspettami qui, mi raccomando. La tua mamma torna subitissimo. Ho preso questa coperta in modo tale da potertela mettere a terra e tu dovrai stare qui buono e tranquillo soprattutto. Adesso dammi qui la manina, piccolino. Andiamo e seguimi. Oh, sì, sì, proprio così, piccolino. Andiamo. Guarda qui la tua copertina super morbida. Sì, sì. No, no, aspetta un secondo. Ora la mamma ti metterà tante sedie intorno in modo tale che tu starai qui tranquillo e non ti farai male. No, quello è per adulti, non è per te. No. Oh mamma mia, il Robby adulto si arrabbierebbe tantissimo. Allora, aspetta qui, Sì, quello sai che ti dico? Lo puoi tenere, così quando la mamma non c'è potrai divertirti insieme a lui. E adesso, aspetta un secondo. Devo... Cosa hai detto? Giusto. Mi dimentico che sei un piccolo neonato e non sai parlare. Devo costruire una barriera, altrimenti tu andrai camminando per tutta la casa. Ragazzi, voi avete capito cosa ha detto? E ora, ultima sedia qui. Tanto, credo che tu non sappia saltare. Quindi, questo sarà il tuo spazio per giocare. Sei contento? Amore della mamma? Oh, ecco qui. Ora si è addormentato e la mamma... Oh mamma mia. Non mi ricordavo che i neonati russassero così tanto. Vabbè. L'importante è che adesso sta qui tranquillo, tranquillo. Dormi, dormi, piccolo bimbo. La tua mamma sta uscendo a comprare delle cose da darti da mangiare. Ci vediamo dopo. L'amore della mamma è tornata. Ragazzi, dov'è Robby? Io sono andata via per 10 minuti e questo è il risultato. Devo assolutamente trovarlo. Robby? Sei qui? Oh mamma mia, dove si è nascosto? Robby! Amore della mamma! Oh mamma mia, ho sentito dei rumori. Ehi, cucciolo! No, fermo! Questo qui non va preso. Guarda, ci possiamo divertire insieme. No. Aspetta, ho capito. Tu vuoi la pappa? Pappa! Vieni con me, piccolino. Adesso ti faccio vedere quello che la mamma ti ha comprato. Oh, bello della mamma. In realtà è il mio fidanzato. Però adesso sei piccolino, quindi andiamo. Vieni, più avanti. Uè. Sì, però attenzione allo scalino, mi raccomando. Mamma mia, sta molto male. Piccolino, dammi la manina. Forse si è fatto male. Piccolino. Oh, è un po' rosso. Io lo so cosa fanno le dolci mamme. Dammi qui. Ora massaggiamo un po' e sarà tutto passato. Va meglio, piccolino? Vieni qui, amore della mamma. Sì. Oh, sì, ecco qui. Aspetta un secondo. Ora la mamma ti mette sul seggiolone. Ecco qui. Ora... No, aspetta un secondo. Tranquillo, ora ti
prendo i giochini e facciamo la pappa. Un po' più avanti. Ecco qui. Lo so che tu hai fame. Guarda qui cosa ti ho comprato. Una bavetta per la pappa. Ora dobbiamo soltanto metterla. Come sei carino, guarda che ti sta proprio bene. E tu sei proprio bello bello. Ma adesso prepariamo la pappa. Ho comprato questo biberon, ma io non l'ho mai utilizzato. Spero proprio di riuscire a combinare qualcosa. Allora, bene. Così si apre. Qui devo metterci il latte. Ora dovrò prenderlo dal frigo. Oh oh, il latte è quasi finito. Io spero basti perché lo vedo molto affamato. Aspettate un secondo. No, Robby, il dito in bocca no. Hai le mani sporche. Adesso ti procuro il ciuccio. Un momento, l'ho comprato. Non ci posso credere. Sei davvero un bimbo cattivo. Ci sono quasi. Ecco qui, l'ho preso. Aspetta un secondo, eh. Devo assolutamente sciacquarlo perché è nuovo. Ci sono. No. Vieni qui. No. Questo fa male, questo è plastica. Ecco. Così andrà meglio. Oh, come sei carino. Sei contento, vero? Ragazzi, la vita da mamma è davvero complicata. Ehi! Oh, e adesso lo devo anche rilavare. Non si fa! Questo non si butta! Dani, calma. Questo ti servirà come esperimento quando avrai dei figli. Apri la bocca. Non si... Adesso non te lo do più, eh? Ora fai il bravo e farai la pappa. Hai capito? Sono 240 millilitri. Credo che andrà benissimo. Ah no, un momento. È molto freddo. Dovremo riscaldarlo. Allora, mettiamolo nel microonde. E adesso facciamolo stare almeno un minuto. Aspettiamo. Allora, guarda qui la mamma cosa ti ha comprato. Ora te le apre la mamma. No, ma si può sapere perché metti tutte le cose in bocca? Io lo so, ti stanno crescendo i dentini e ti fanno male. Ora, guarda qui. Te ne darò uno alla volta, altrimenti li romperai. Questi qui te li darò dopo. Eccolo qui! Che carino, il mio bimbo cresce davvero in fretta. Aspettate un secondo. Ma quello in realtà è il mio fidanzato. E per colpa mia che gli ho lanciato una pallina in testa. È diventato così. Come faccio a farlo diventare normale? Io davvero non lo so. Ragazzi, consigliatemi qualcosa. Ehi, piccolino. Ti ho detto che non si lanciano le cose. Io lo so che tu hai fame. Credo proprio che si sia fatto. Eccolo qui. È pronto. Oh, mamma mia. Oh, è bollente. Che serva questa? Lo so, è divertente. Guarda qui il dinosauro. Eccolo qui. Il latte è pronto, cucciolino della mamma. Eccolo qui. Apri la bocca e... Come sei carino. Dai su, bevilo tutto. Eccolo qui. Io adesso andrò un secondo di là, eh. No. Ragazzi, no. Io non ci posso credere. Ragazzi, aiutatemi.
fare. Ci sono. Gli darò un'altra botta in testa in modo tale che Robby tornerà in sé. Sì, 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 sì. Dove era la pallina? Eccola. Ci sono. Eccolo qui. Ci sono. No, non l'ho centrato. Piccolino, adesso è l'ora di fare la nanna. Guarda qui cosa ti ho comprato. Il polipetto per la ninna nanna. Mai mi sarei aspettata di diventare mamma. Credo che sia il momento di farlo addormentare. E poi, non appena si addormenterà, lo colpirò con la pallina in testa. E speriamo che Robby ritorni il mio Robby. Ecco qui. Eccolo. No, piccolino. Dobbiamo fare la nanna, quindi dobbiamo cliccare questo qui dove c'è la luna. Ragazzi, il piccolo Robby si è... No, ma come si spegne questo coso? Finalmente spento. E ora devo cercare la pallina in tutto questo disastro. Pallina! Ah, eccola qui. Ci siamo. Adesso è il momento di tirarla. Ci sono. Che mal di testa! Robby! Ho due pernoccoli grandissimi. Robby! Ma che è sta roba? Perché puzza di latte, Dani? È una lunga storia, Robby.